A Teramo proseguono spediti i lavori su Piazza Garibaldi messi in campo per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione dall'ipogeo, ma in vista della riapertura delle scuole la circolazione non sarà ancora totale su tutta la piazza. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha voluto fare il punto sull'imponente intervento e chiedere la massima collaborazione ai cittadini per evitare il collasso della viabilità, in particolare nei giorni di ritorno in classe. Sarà risolto il problema di infiltrazioni dovute alle tubazioni del ruzzo che passano sopra, superiormente al sottopassaggio e anche alla sala ipogea. Era una problematica che doveva essere risolta allora quando fu realizzata l'opera, ma che poi i progettisti di allora, l'amministrazione, decisero probabilmente di fare questa scelta di far passare i tubi superiormente al sottopasso e non solo al sottopasso. Oggi, con i lavori che abbiamo seguito, abbiamo capito che il problema per poterlo risolvere definitivamente bisogna proprio spostare le tubazioni in altra area che non vada ad interferire con il sottopasso pedonale e anche con la sala ipogea. Abbiamo avuto una collaborazione fantastica da parte della Ruzzo Reti, che sono stati disponibili, hanno raccolto le nostre perplessità e abbiamo progettato un sistema alternativo che, non appena saranno ultimati i lavori della parte superiore di Piazza Garibaldi, loro inizieranno a realizzare un bypass andando a lambire Piazza Garibaldi sulla parte perimetrale esterna, quindi che non andrà a interferire sulla viabilità. Quello ci consentirà a quel punto di chiudere queste condotte che oggi passano sopra la sala ipogea e nello stesso tempo ci consentirà di avere una maggiore sicurezza nella parte sottostante. L'occasione è stata anche quella di fare il punto sui lavori che ANAS sta portando avanti sul vicino Ponte San Gabriele. Ieri ho avuto un'interlocuzione con ANAS e ci hanno confermato che per il 15 potrebbe esserci una riapertura al traffico leggero a doppio senso di marcia, potrebbe. Sottolineo il potrebbe, mentre a fine mese ci dovrebbe essere la riapertura definitiva del ponte con il passaggio di tutte le tipologie di mezzi possibili, quindi si tornerebbe alla normalità.